C'è un problema generale di mercato del lavoro nel nostro paese, di una precarietà crescente e alla quale non si sta mettendo rimedio. La normativa oggettivamente non aiuta da questo punto di vista, nel senso che sono previste una quantità enorme di possibilità di contrattuali e la legge di bilancio non interviene assolutamente, anzi ne ripristina una, quella sui voucher, allargandone il campo di applicazione anche a settori che ne erano esclusi fino ad oggi e allargando la possibilità di utilizzo del voucher per quanto riguarda gli utilizzatori. Quindi siamo di fronte a un nulla da questo punto di vista, anzi a un peggioramento della situazione del mercato del lavoro. Sarebbe necessario un intervento normativo che dicesse che su quel luogo di lavoro, nel momento nel quale è arrivato un lavoratore anche a termine, non possa essere sostituito di nuovo da un lavoratore a termine. Questo non è previsto, non c'è nessuna incentivazione neanche alle stabilizzazioni dei lavoratori, cosa di cui ci sarebbe bisogno. Quindi siamo di fronte alla necessità di interventi normativi radicalmente diversi da quelli che sono stati messi in campo in questi anni e c'è anche un'azione negoziale inclusiva che il sindacato deve mettere in atto per tenere dentro tutti i lavoratori al di là della loro condizione contrattuale. Dovremmo essere di fronte a una situazione di radicale cambiamento sia sulle questioni del mercato lavoristiche sia sulle questioni dell'assetto dello Stato sociale e ci sembra che si vada in un'altra direzione. I nodi per le partite IVA riguardano principalmente la previdenza e i rapporti comunque con i datori di lavoro, perché appunto c'è ancora molto 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 da fare. Nei rapporti con i datori di lavoro può succedere che da un giorno all'altro non abbiano più bisogno di noi e siamo molto sguarniti dal punto di vista degli ammortizzatori. Uno studente al congresso di NIDIL, perché noi studenti rappresentiamo la nuova fascia disoccupati, diciamo. Ci troviamo davanti a un mondo dove spesso comunque facciamo molta fatica a mantenerci, dove il diritto allo studio diventa sempre meno un diritto e sempre più un privilegio. Non avendo noi una fonte, un reddito stabile, come magari c'è già in altri paesi, direi che possiamo considerarci a tutti gli effetti disoccupati. A livello pratico e professionale, con le dipendenti dirette non c'è nessun tipo di differenza. La differenza è nel contratto, perché io sono dipendente dell'agenzia, quindi io sono prestata alla Lubiam e la Lubiam, nel momento in cui non gli dovessi più servire, potrebbe restituirmi al, tra virgolette, legittimo proprietario che è la Adecco. Sì, alla fine l'unica differenza tra il tempo determinato e il tempo indeterminato sotto agenzia è che il determinato sai quando finisce e o quando può essere rinnovato. L'indeterminato potrebbe finire, non sai quando, ma potrebbe. Quindi c'è il rischio che la stabilizzazione per la fine non arrivi mai Questo non saprei precisarlo, però per ora io sono lì da 2 anni e 3 mesi, in questi mesi non sono stati messi sotto l'azienda altri che avevano quel tipo di contratto. Sono ancora tutti in attesa. Chi l'ha fatto prima di me è ancora in attesa di stare sotto l'azienda. Le linee che intendo seguire sono di collaborazione con le altre categorie, questo è stato già fatto, lo stiamo già facendo e quindi intendo proseguire in questo modo. Altra cosa che intendo fare è comunque ampliare la nomina, ma soprattutto l'elezione di RSU in modo da essere presenti per i somministrati, lavorare per tutte quelle tipologie di contratti che ad oggi non sono ancora sufficientemente intercettati e quindi capire il perché e capire come muoverci per raggiungere veramente tutte quante le categorie di lavoratori che NIDIL appunto tutela e segue.